Come si fa a dar vita a personaggi tridimensionali in un romanzo storico se sono persone realmente esistite? Buongiorno da Livio Gambarini di Rotte Narrative. Oggi vi giro questo breve video in coda a un evento in cui ho alloggiato all'interno di un castello, quindi mi sembrava giusto parlare di questa questione dando risposta a una domanda che uno di voi mi ha fatto sul canale YouTube di Rotte Narrative. Quindi la domanda, grosso modo, era: quando si voglia scrivere un romanzo storico con dei personaggi realmente esistiti, facciamo quattro passi, vi faccio vedere la location che merita. Come è possibile sfaccettare la storia dando profondità alla trama, creando empatia per i personaggi e rendendoli tridimensionali e dotati di una loro filosofia, di un loro modo di pensare? Prego, prego, passa pure. Figurati. Quindi, dando loro le caratteristiche che dei buoni personaggi dovrebbero avere più o meno sempre, se si tratta di figure storiche che sono effettivamente esistite ai loro tempi. Allora, questa è una domanda che probabilmente qualunque scrittore di romanzo storico si è fatto almeno una volta nella propria vita ed è una curiosità, un problema, una difficoltà che assilla molto probabilmente, soprattutto chi non abbia una particolare esperienza in questo tema, nel tema della preparazione della narrativa storica. Perché in effetti, a ben guardare, questo qui non è poi un problema particolarmente peculiare del romanzo storico. Infatti, la risposta, cioè il come si faccia a creare personaggi in questa maniera non è affatto poi differente rispetto al come si creino dei buoni personaggi in qualunque altro genere letterario. Quindi gli ingredienti di base sono gli stessi, sono quelli che la narratologia spiega, quali sono quindi gli ingredienti per creare dei personaggi interessanti per il lettore. Personaggi con cui il lettore possa empatizzare, entrare in risonanza emotiva e per il quale possa fare il tifo. Sono tanti, sono numerosi e non è affatto semplice padroneggiarli, ma non sono diversi da quelli che si possono annoverare in una qualunque altra narrazione, in una qualunque altra opera. Perciò non è tanto il discorso del come si può fare per creare dei personaggi storici interessanti in un romanzo storico, quanto come la questione più rilevante è come fare per far combaciare fra di loro le esigenze del romanzo storico, quindi esigenze divulgative, esigenze di caratterizzazione dei luoghi, di creazione del senso di luogo, anche proprio di costituzione di un universo narrativo che sia in realtà di arricchimento per il lettore, non soltanto frutto della propria immaginazione, con l'idea di lasciargli anche un qualcosa di più duraturo che non del periodo stesso della lettura, e di come fa soprattutto sfruttare le occasioni che la storia ha lasciato a proprio vantaggio per creare ovviamente un personaggio di questo tipo, un personaggio che funzioni come protagonista di una vicenda di invenzione e non come delle zavorre, perché nelle mani di un narratore invece alle prime armi il dover mantenere una narrazione, il dover condurre una narrazione attraverso un personaggio protagonista realmente esistito è appunto invece un peso, mentre nelle mani di uno scrittore più esperto si tratta sicuramente di un'occasione che può essere sfruttata. E questo ovviamente distingue un narratore inesperto da un narratore più competente in quel che fa. Alle mie spalle il lago di Iseo, il Sebino, là in fondo, lì, qui più o meno. Lì dietro c'è Sarnico, che è il paese in cui sono cresciuto.
Quindi questo per non vuole assolutamente essere un video in cui rispondere esaustivamente a questa domanda che mi è stata rivolta, perché non è possibile rispondere in poco tempo. Bisogna in primo luogo comprendere come si realizzano dei personaggi efficaci, dei personaggi funzionanti, e secondariamente, una volta che si ha padroneggiato questo insieme di abilità, di capacità, si può procedere a invece amalgamare queste caratteristiche, queste cose, con i protagonisti, i personaggi storici che devono fare, quindi da movimentazione per un romanzo che parli anche di fatti realmente accaduti. Le due cose non sono separabili e sicuramente c'è molto da dire su questo, sul come mescolare la capacità di creare dei buoni personaggi con le esigenze specifiche di un romanzo storico, che sono diverse da quelle di altri romanzi in prima battuta, perché un romanzo storico appunto ha dei vincoli di contenuto, ha dei vincoli di fatti. Non potete totalmente plasmare a vostra totale discrezione personaggi, fatti, luoghi, eccetera, eccetera, ma almeno in una qualche misura dovete attenervi a cose che sono realmente accadute. E non è facile per chi non sia abituato a maneggiare la struttura, le strutture narrative e anche la caratterizzazione dei personaggi. Però, ripeto, è un ostacolo, è una difficoltà solo ed esclusivamente fin tanto che non lo si sappia già fare sufficientemente bene. Quindi i passaggi sono semplicemente due. Il primo è essere capaci di creare buoni personaggi in generale, a 360 gradi, che è il grosso della difficoltà, e questa è ovviamente una delle questioni base della narratologia, e potete ottenere ovviamente queste una buonissima indicazione su come ottenere tutto ciò all'interno del corso Lo scrittore speciale. Mentre la seconda invece è come sfruttare i paletti, i vincoli, gli obblighi che fare narrativa storica vi impone a vostro vantaggio e a vantaggio della vostra storia e dell'intento culturale divulgativo specifico del romanzo storico. Questa è la seconda parte della questione, e essendo una questione complessa che richiederebbe una serie di discorsi circa il come strutturare una trama in generale all'interno di un romanzo storico, vi rimando al corso Scrivere romanzi storici, in cui tutta questa questione è esplicitata in modo piuttosto approfondito. Peraltro, preparatevi, perché stiamo per espandere il corso Scrivere romanzi storici, quindi se la narrativa storica per un qualunque motivo dovesse essere nelle vostre corde, dovesse essere di vostro interesse, mi raccomando, non fatevi sfuggire il canale nei prossimi giorni, perché ci saranno delle offerte, delle promozioni, degli avvisi e anche l'annuncio di nuovi contenuti assolutamente esclusivi. Vi saluto per oggi da Montisola sul Lago d'Iseo, arrivederci a tutti da Livio Gambarini.